Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Stumble Guys, cioè in pratica sarebbe Stumble Guys ormai il contenuto principale del mio canale. Ovviamente scrivetemi nei commenti e fatemelo capire se vi piace ancora Stumble Guys, quindi vi do a parte episodi oppure cambio gioco. Però me lo dovete dire nei commenti perché io non so quali giochi vi piacciono o non vi piacciono, quindi se me lo potete dire, vabbè. Grazie comunque di tu del traguardo, siamo 360 iscritti, grazie di cuore, pure per i like, le campanelline, le iscrizioni, grazie. Anche se però ci sono tipo 17.000 spettatori che vedono i video e però non si iscrivono, cioè vi dovete iscrivere, non costa nulla. Un tasto e cioè un giorno vi porto il tutorial per iscriversi. Oggi comunque andremo a trovare, sentite bene, la skin di Slendrina. Quella che vi ho portato anche nel canale, vabbè, Slenderina è un fantasma, la figlia di Granny, quindi dovrebbe, cioè, mi sa che ha anche lei i poteri, perché se non sbaglio c'entra con lo Slenderman, perché mi sa che lo Slenderman era il babbo, vabbè, non la so la storia, quindi giriamo la ruota, però vi ricordo che per girare, cioè, se volete che trovo Slenderina al primo colpo, dovete iscriversi, cioè, dovete iscriversi, dovete iscrivervi, lasciare like e attivare la campanellina. Io aspetto 5 secondi che lo fate. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto, avete fatto tutto. E quindi giriamo la ruota. E poi dimenticavo nei commenti, scrivete hashtag Slendrina Stumble Guys, così, se, cioè, così appunto la trovo e si attivano i poteri. Vai. Perfetto, giriamo la ruota, dai che la troviamo, adesso la troviamo subito, Slendrina. Vediamo. E non ci credo, lei, è lei! È lei! Non ci posso credere! È lei! Abbiamo trovato Slendrina! Ma non ci credo! Raga, non ci posso credere! Cioè, vabbè che troviamo sempre al primo colpo! Eccola qui! Slendrina! Non ci posso credere! Ma fa tutte robe strane. Mamma mia. Non ci credo. Slenderina, comunque, ora andiamo a giocare la partita. Cioè, andiamo a giocare. Comunque, non so, cioè, non so cosa dire. Vi ringrazio di nuovo per il supporto, di tutto. Mi raccomando, dobbiamo arrivare ai 1000 iscritti. Dovete iscrivervi al canale, lasciare like, attivare la campanellina da non perdere, così da non perdervi i prossimi video. Io insisto molto sul fatto dei like. Delle iscrizioni, perché dobbiamo arrivare a 1000 iscritti. A 1000 iscritti sarà il cambio qualità del canale. Porterò nuovi contenuti, visto che con i fondi di YouTube io posso portare nuovi contenuti, posso fare tutto con i soldi di YouTube, cioè lo potrei fare anche ora con i soldi che ho a disposizione, però non, cioè, non lo faccio perché comunque diciamo sono soldi sprecati, cioè servirebbero per cose più importanti. Invece, cioè, diciamo con i fondi di YouTube è già diverso perché comunque me li guadagno e posso fare le cose. No, vedi come spingono questi? Che fastidio, però. Dai, non è possibile. Dai, no, spie. No, ma io non ci posso credere, raga. Ma non ci credo. Certo che sono sfigato. Non ci credo, cosa ho fatto? No, raga, sono ufficiale King. No, comunque sto scherzando. È il potere di Slenderina. Infatti, appena l'ho detto, qua non ci sono riuscito. Tutto merito di Slenderina, perché appunto lei è forte, ha il mega potere. Perché appunto, essendo un fantasma venendo da un'altra dimensione, è più forte. Ok. Ci vogliamo qualificare. No, non riesco. Aspetta. Che cosa ho fatto? No, questo è il potere di Slenderina che ha trapassato il muro. Perfetto, siamo qualificati, grazie Slenderina. Infatti, cioè, sto cosa si può ottenere solo se la batti dal gioco. Infatti, ho anche le prove che l'ho battuta in hard. Comunque, nel video dello Slenderman, dove lo trovo su Stumble Guys, vi ho detto che vi portavo il video, i 60 like, i 60 like li abbiamo sfasciati proprio, cioè, grazie, siamo arrivati a un po' di like. Però non ve lo riesco a portare perché ho provato a registrare tutti i giochi possibili e immaginabili dello Slenderman e sono tutti fake, cioè, le pagine non caricano. Per lo Slenderman ti jumpscare pure quando non c'è, cioè, è brutto, quindi vedo di trovare altri giochi horror. Però, ripeto, con i soldi di YouTube, perché lo Slenderman originale si paga, io non voglio spendere soldi per videogiochi,
Invece con i fondi di YouTube li spendo, perché giustamente sono di YouTube e grazie, so fare quello che voglio. Quindi adesso dobbiamo fare questa mappa dei pirati. Ma aspetta, ma sta Slendrina sulla nave? Ok, ora è scomparsa, però prima c'era, raga. Questa è la semifinale. Aia, semifinale. Mi spingono sti... Così. Questi qua, sti umani qua, che noi siamo slendrini, cioè, fortissimi. Aia. Vedi, le bombe, tutte OP. Vabbè, comunque c'è la bomba. E vedi, sta di nuovo lì, sulla nave, là. Non so se è riuscito a vedere, ma non ci posso credere. Ma mi ha distratto, mi ha distratto. Oh, no, 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 mi ha distratto slendrino. Mannaggia, vabbè. No! No, mi ha distrutto Slendrina. Vabbè, sì, cavoli, facciamo un'altra partita perché mi ero distratto. Ieri siamo e Slendrina mi aveva fatto distrarre. Mannaggia lì che ha usato troppo potere. Vabbè, può succedere, ricominciamo noi. Perfetto. Mannaggia, quella sta mappa che ogni volta è impossibile. Non so fare mai. Cioè, la riesco a fare però con molte difficoltà verso l'ultima parte. E anche in questa parte dei rulli, che stavolta ce l'ho fatta perché comunque c'è il potere di Slendrino, perché lì è potentissimo e è fortissimo. Sta parte non so fare, vediamo se Slendrino mi aiuta. Non ci credo, Slendrina! Che potere che è Slendrino, però troppo forte. Gati, grande Slendrina, ripeto che ha fatto una provata, mi ha salvato. Ora ci riproviamo di nuovo alla semifinale. Comunque, grande Slendrina, io vi ricordo sempre di iscriversi, lascio like, attivare la campanellina, così Slendrina non vi viene a casa vostra. Ovviamente ironia, ragazzi, vi ricordo, like, iscrivetevi, campanellina, iscrivetevi. Rotto 1000 iscritti. Io sto scherzando, cioè ovviamente mi dovete far arrivare, però diciamo lo dico sempre per scherzare, anche per farvi convincere, perché non costa niente per un tasto. Allora, vediamo questo, è Block Dash. Io me la cavicchio, cavicchio, non è che me la cavo, me la cavicchio. Proprio nel cilio, me la cillo, questa è una verità. Perché fino a che so questi blocchi, così va bene, però quando iniziano quelli giganti che devi fare i trick, insomma, io non me la cavo proprio. Alla Drax, quindi non sono poi ancora così forte nel gioco. Comunque c'è cioè, Slendrina, mannaggia lì che mi ha distratto. Infatti c'è cioè, di nuovo sul grattacielo là. Non mi devo far distrarre però. Mannaggia Slendrina, mannaggia. Vedi, mi sta fissando. E non so perché ora la skin è diventata normale. No. No. No, qualificati all'ultimo. Grande Slendrina. All'ultimo la skin è diventata di Slendrina, ma non ci posso credere, raga. Ma io dico, perché qua esce la skin di Slendrina, in giù no? Mi esce Slendrina sulle pareti, là, sul palazzo. Boh, vabbè. Vediamo questa qua. Infatti, vedete, c'è Slendrina nei cusi verdi, là. Boh, perché? Vabbè, proviamo. La skin è quella della volpe. Dovrebbe essere, no, non è una volpe, che cavolo è, vediamo se ci qualifichiamo comunque. E vedete, sta qua nei cusi verdi, attenzione, no, mi ha distratto un botto, mi ha distratto, vedi, sta lì dentro, in quei cusi là, insomma, manco cavolo su, che rischio, mi sta distrando Slendrina però. Oh, attenzione. No, che trick che ha fatto, raga, ma questo è il merito di Slendrina, che infatti mi sta fissando dal mega schermo. No, mannaggia quella, mannaggia. Dai, mannaggia quella, però. Vabbè, vediamo adesso loro. Se Mocchi ha vinto questo, se la corona diventa di Slendrina. Vediamo. Sì, raga, è di Slendrina. Ma non ci posso credere. C'è anche la sua skin. Ma non ci credo, raga, Slendrina veramente. Veramente entità forte stavolta. Slendrina, infatti ora c'è anche la skin. Non ci credo, raga. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, road 2000 iscritti. Perché sennò altrimenti verrà Slendrina a casa vostra e vi mangia. Cioè non vi fa niente, vi dà la colazione.
alle 3 di notte, però vabbè, vi do la colazione alle 3 di notte, mentre sto scherzando. E vabbè, spero che il video vi sia piaciuto, vi auguro una buona giornata, buon pranzo, buona cena, buonanotte, buona serata, tutto quello che volete, niente, ciao.